Presidente Regione. Io credo che questo sia un momento importante, perché come veniva detto il sindacato unitariamente ha deciso di fare il 1 maggio a Prato, che sappiamo tutti è un luogo anche particolare dove sono accadute, alcune cose un po' di anni fa, e sul quale diciamo la Regione si è impegnata affinché cambiassero le condizioni proprio sul tema della sicurezza anche in quel territorio. La Regione Toscana, insieme ovviamente alle parti, a tutte le parti, ha provato a focalizzare, a scrivere anche, a fare un accordo su altri pezzi importanti di questo territorio e di quello che è anche la nostra storia, la nostra realtà, penso al tema delle camere. Quindi perché faccio questi due esempi? Perché questo significa che comunque, al di là purtroppo di quello che è avvenuto, la Regione con tutte le parti, con tutti gli attori, ha pensato che si poteva mettere in campo delle azioni per migliorare la situazione, partendo da un fatto che ogni morto sul lavoro che c'è, io credo che sia un elemento e che sia una, come dire, una perdita sostanzialmente per tutta la società, perché significa, come dire, che non abbiamo messo in campo le azioni necessarie affinché questo non avvenisse. Dico dei morti perché ovviamente sono la punta dell'iceberg, cioè c'è solo la situazione più grave, ma vale anche per i tanti infortuni che ci sono, anche in settori che magari noi non ci immaginiamo. Allora io credo che un protocollo di questo tipo, che prova ad analizzare, prova a mettere insieme le competenze, prova soprattutto a mettere insieme i lavoratori e gli imprenditori, le associazioni, cioè coloro che si occupano di questi argomenti, di queste cose, è un focus sui temi della sicurezza che è importante per la nostra Regione, che ci deve accompagnare e aiutare, ognuno per le responsabilità che ha, a migliorare questa situazione. Perché io credo, noi crediamo, che solo attraverso la conoscenza, solo attraverso la convinzione, noi possiamo, ognuno per le proprie competenze, come dire, mandare un messaggio che si può fare, ci si può fare, e che gli infortuni con le morti sul lavoro non sono una fatalità. Avvengono perché probabilmente non abbiamo messo la giusta attenzione ai temi che riguardano appunto queste cose. Io penso che questo è un primo lavoro importante che probabilmente sarà implementato anche con altri momenti importanti, che la Regione Toscana, che ha a cuore questo problema, può essere anche un momento di una sfida che si dà, ovviamente, che si lancia alle istituzioni, la dico così, nazionali, perché io penso che oggi, e la chiudo, è un giorno anche importante, perché credo che sia il primo giorno del governo e credo che il governo, tra le priorità che dovrà avere appunto, è il tema della sicurezza, perché noi non possiamo ogni giorno contare morti. Grazie.